Il vaccino AstraZeneca diventa un incubo, ora il Ministero lo consiglia solo per gli over 60, ma in molti rifiutano la somministrazione. Forte interazione per la sostenibilità tra Alice e il governo. Il presidente Guido Grimaldi giudica molto concreto l'incontro avuto ieri con il ministro Cingolani. Il direttore di Ship to Shore, Angelo Scorza, ai microfoni del TG News. Importante e logica l'azione di Alice con il governo per il supporto al comparto dei trasporti. Il 2 giugno l'Italia potrebbe ripartire. Il ministro Massimo Garavaglia ipotizza la festa della Repubblica come data spartiacque per l'economia turistica del paese. Il ministro Giancarlo Giorgetti mette in campo una task force per erogare fondi alle imprese in crisi, ipotesi Golden Power anche per l'automotive e la siderurgia. Per analizzare l'azione di Alice e valutare l'impegno del governo per la logistica e i trasporti, abbiamo voluto raccogliere oggi l'opinione del direttore di Ship to Shore, Angelo Scorza, che è in collegamento con Roberto D'Antonio. Bene, buonasera Angelo, grazie di essere nostro ospite. Insomma, hai sentito di questo ennesimo incontro col governo da parte del presidente Guido Grimaldi. Insomma, a tuo avviso il governo ha ben presente il ruolo della logistica e dei trasporti per tutto il settore economico italiano, cioè la funzione, i contatti continui e diretti che Alice sta avendo con il governo nell'ultimo anno, sono necessari e produttivi? Beh, devo dire che la tua domanda potrei rispondere da $1 milione, perché in realtà questo governo non è che si sia insediato da tanto tempo, però a livello personale lascia già pensare che non sia proprio sul pezzo, come diciamo noi giornalisti. Ovvero, noi abbiamo fatto anche un'analisi con la nostra rivista del discorso programmatico di Draghi quando si è insediato, vediamo l'evolversi della situazione e onestamente, al di là dell'uso lessicale di parole come logistica, trasporti, eccetera, molto raro nei vari interventi, ci sembra proprio che anche a livello di personalità non abbiano scelto così dei rappresentanti del dicastero, anche a livello di sottosegretari, che siano ferrati in materia, per cui la preoccupazione secondo me monta anziché decrescere. Non è che rispetto ai precedenti governi della stessa matrice, diciamo pure aveva un connotato comune, ci sia fatto un passo avanti decisivo, almeno questa è la mia personale e modesta opinione, per cui onestamente siamo tutti un po' preoccupati, devo dire, e devo dire che è logico che associazioni come Alice, ma non solo Alice immagino, facciano questi passi avanti diretti, questi incontri con i rappresentanti al massimo livello. È appunto di ieri la notizia che avete diffuso voi dell'incontro col nuovo ministro della transizione ecologica Cingolani, per fare capire veramente di cosa stiamo parlando. In generale in Italia lo sappiamo benissimo, il settore dei trasporti, per non parlare poi del comparto marittimo, che illo tempore aveva un suo ministero dedicato, è sempre stato un po' negletto, e pare di capire che nessuno ancora abbia capito l'importanza della logistica. L'esempio concreto, l'attualità ce l'ha testimoniato con il grave disastro, per fortuna limitato a pochi giorni, della Ever Given, no? Incagliata a Suez, e lì anche l'uomo comune ha cominciato a capire cosa vuol dire la logistica, quanto sono importanti le navi. Ma come sempre, se non succede il disastro, il nostro settore non va alla ribalta generale. Angelo, ormai è evidente che esistono due piani di azione, uno complementare all'altro, quello del recovery plan per i progetti strutturali da rilanciare, per rilanciare il paese, ma altrettanto importante anche il settore dei sostegni per appunto supportare le aziende che stanno vivendo una crisi senza precedenti. Ecco, in quali di questi due settori vedi le criticità maggiori e quanto è importante partire più velocemente possibile? Quando si parla di parole come ristori, io tremo sempre, vale un po' per le imprese quello che vale per il cittadino, no? Come si vede in questi giorni dove la cittadinanza, gli operatori stanno scendendo in piazza per dire non ci interessa l'elemosina del governo, ci interessa poter fare impresa realmente, poter lavorare, poter tornare a aprire come prima. Lo stesso vale per le imprese di trasporto. È vero che il settore delle merci paradossalmente, o forse neanche troppo paradossalmente,
avuto così un afflato, perché noi lo riscontriamo a livello di stampa, abbiamo tantissime cose che ci arrivano come notizie da ottobre a questa parte, per cui le merci tutto sommato non si sono fermate, anzi alcuni comparti hanno anche incrementato la loro attività. Però è anche vero che bisogna dare, senza scendere nello specifico di strumenti come mare bonus, ferro bonus, eccetera, bisogna dare spazio all'attività di impresa. Secondo me, io sono un po' così, un liberista a livello di teoria economica, bisogna veramente permettere all'imprenditore di fare quello che dice il codice commerciale, cioè fare impresa, unire i mezzi, capitale, lavoro, risorse umane e poter fare quello che invece viene impedito di fare purtroppo in maniera sempre più ricorrente. Grazie come sempre delle tue preziose opinioni, ovviamente ci risentiremo da qui a breve.